Buongiorno, vogliamo? Oh, è arrivato, poi si dice governo l'altro. Ma ci viene iniziato il giorno. Mi siete sposati il giorno della vittoria. Eravamo noi 50 anni fa anche qui. L'unica coppia al mondo che si sposa il giorno della vittoria. Di solito si sposa a letto se si sente. La scolaresca, presidente. Salve! Avete fatto questo? Avete visto il questionario della buona scuola? Sì, lo stiamo... Allora io vorrei, avrei bisogno di chi? Me le mandi un'email con le critiche sulla buona scuola? Però... E poi una discussione tra di voi, un'email con le cose che non vi tornano, che non vi piacciono. Magari se mi cambia anche qualcosa che vi piace va bene, però... C'è un elenco? Presidente, siamo soli, lavoriamo soli. Lei insegna cosa? Io faccio sostegno. Lei ha siamo soli. È entrato nel definitivo o è ancora? Sì, per fortuna si trova da prima. No, nel 2009. Dopo 20 anni, 10 anni a Brescia. Esami! Non ci lasci soli. Esami di maturità li fate esattamente come lo scorso. Voi siete al ritmo anno? Sì. Allora, gli esami, so che c'è una discussione aperta tra quelli che volevano la commissione interna e quelli che volevano la commissione esterna. Il problema è, ovviamente ciascuno ha la sua opinione e non si riesce più. Però l'importante è che questa scelta, se la devi fare, la fai dopo una riflessione, non sulla base di un'esigenza economica. Cioè, se tu decidi di fare la commissione interna perché ritieni che sia più giusto fare l'esame con i tuoi prof, una parte lo ritiene. Io per esempio, meno male c'era il professore esterno, però questo è un mio problema personale, diciamo. Quindi c'è sempre stato... Allora, noi abbiamo detto, quest'anno noi faremo, quindi per voi, vale come in passato. Quindi non cambia quest'anno. Poi se dopo la discussione, anche se non vi riguarderà più, almeno che non facciamo di questo, non mi sembra una buona idea, dopo la discussione faremo una verifica, ragioneremo, discuteremo e cambieremo, lo cambieremo però non sulla base di un'esigenza economica, può avere un ritorno economico, ma non cambierà più. Presidente, lei si sente ancora? Salve.